Domenico Pettinari, qui in Piazza della Rinascita, il salotto di Pescara, per dire che non bastano due pennellate di vernice per far rifiorire questa città. Sì, intanto noi vogliamo una città pulita, ordinata e sicura. Purtroppo devo constatare che questa è una città sporca, maleodorante, piena di buche e gravemente insicura. Noi abbiamo fatto un dossier, una ricognizione per quanto riguarda le buche. Oltre 600 strade cittadine aveva l'amministrazione comunale, aveva promesso il rifacimento del manto stradale, sono stati fatti solo delle piccoli lavori, delle piccole pezze, piccoli tamponi, già si sono aperte le nuove voragini e questo è pazzesco perché spacchiamo le nostre macchine e tanti cittadini sono caduti anche nel centro cittadino facendosi davvero male. Il problema della sporcizia dappertutto, maleodorante, una città dove chi sporca deve essere punito severamente. In più abbiamo denunciato una situazione ancora nell'area di risulta di grave insicurezza, Parco Florida e il quadrilatero che va da via Quarto de Miglia a via di Amicis, la famigerata purtroppo piazza Santa Caterina, i giardinetti di piazza Primo Maggio. Ho parlato anche del luogo della ex FEA, quella è una zona che va riqualificata. Area di risulta, noi abbiamo le idee chiare, Riva ha fatto un grande polo attrattivo, purtroppo quando arriva il turista trova solamente una città che respinge e non attrae. Questa è una città che è fallita sotto tutti gli aspetti. Come ho detto, non basta una mano di vernice in Corso Vittorio Emanuele, quella strada verniciata di rosso, è tutto dire. Ecco, siamo in una città che allo sbando totale ha bisogno soprattutto di essere ripresa in mano, di essere riprogettata, rigovernata, chi veramente ha a cuore le sorti della nostra città.